La campagna elettorale per le regionali è iniziata e sono molti i telespettatori che quest'anno ci chiedono da che parte sta Telemolise. E ce lo chiedono perché la TV, soprattutto negli ultimi mesi, spesso non ha condiviso le scelte del presidente della regione, le ha criticate, in parte ne ha preso le distanze. Intanto, mantenere una linea editoriale non significa sposare automaticamente ogni singola azione del gruppo politico di riferimento. Sarebbe come rinnegare la funzione principale della TV, che è quella di informare prima di tutto ed anche di svolgere sempre e comunque il proprio sacrosanto diritto di critica. Ma come abbiamo più volte ribadito, Telemolise, pur nel rispetto della clessidra della par condicio, ossia concedere pari tempi di permanenza e pari dignità di espressione a tutti gli schieramenti in campo, resta al suo posto, al fianco di Michele Iorio. Che la sua candidatura nasca con maggiori difficoltà rispetto alle occasioni precedenti non cambia, anzi rafforza il sentimento di lealtà e di stima che ci ha spinto a sostenere per tanti anni il presidente della regione. La coerenza ha un suo valore e l'assalto all'ipotetico carro vincente non ci interessa. L'assalto al carro vincente è lo sport preferito da chi non può fare a meno in nessun modo di gestire o di controllare la cosa pubblica, pena il crollo del proprio volume d'affari. E questi non siamo noi. Ma la convinzione di restare accanto a Michele Iorio si rafforza non solo su basi immateriali quali la fedeltà e il senso di appartenenza, ma anche gettando uno sguardo disincantato all'aggregazione politica che si proclama alternativa. Paolo Frattura, che aveva faticosamente raccolto consensi e simpatie su tutto il territorio regionale, mostrando indiscutibili doti personali, umane e di mediazione politica, fino a far dimenticare i suoi trascorsi elettorali, oggi rischia di apparire una pedina ignara e inconsapevole di strategie opache che si consumano alle sue spalle. E sono strategie così tanto opache da aver trasformato il centro-sinistra in terra di colonia politica e soprattutto economica, cosicché la vittoria di quella coalizione, che idealmente e per filosofia storica dovrebbe simboleggiare la rivincita delle classi sociali deboli, si trasformerebbe nella più impressionante saldatura tra i poteri capitalistici della regione, tanto di sinistra quanto di destra. E veniamo all'altro dei candidati maggiori, Massimo Romano, che pure gioca la partita alla presidenza con insospettabili possibilità di vittoria che lascerebbero a bocca aperta gli strateghi dell'ultima ora, quelli del listino, degli assessorati esterni e degli incarichi alla ASREM. Ebbene, sarebbe un bagno catartico e di novella linfa vitale. Quello di associare l'immagine di Telemolise a un giovane onesto, brillante e lui sì, estraneo ai poteri forti della regione. L'unica novità politica di questa stagione elettorale, strabica e inquinata. Sarebbe l'occasione giusta per riaffermare la buona fede della TV, l'informazione che osserva dall'alto il territorio e giudica e guida gli eventi con serenità, simpatia ed equidistanza. Ma Telemolise resta con Michele Iorio.